Nella Quick Step c'è anche Filippo Pozzato, che è uscito molto bene dal Tirreno Adriatico. E potrebbe essere il cosiddetto jolly di questo squadrone belga. Sempre la Lampre Vondital, sono lì in testa ai 50 all'ora per cercare di far imboccare la salita della Cipressa nelle prime posizioni ai propri capitani. Uno è Ballan, che alla Tirreno Adriatico si è piazzato in quasi tutte le tappe. L'altro potrebbe essere Figueres e, perché no, Damiano Cunego, che ha fatto abbastanza bene alla Vuelta a Murcia. Fabretti, a te. Sì, stavo notando che Contrini e Keula continuano a cercare di rimanere lì davanti, mentre Claudio Corioni, uno dei velocisti della Lampre Vondital, anzi il velocista della Lampre Vondital, in questo momento ha lasciato il gruppo. Bonen a ruota di Bettini. Completamente diverse le corporature di questi due atleti. Passaggio piuttosto complicato di Stefano Zanini, corridore d'esperienza. Attenzione, perché Zanini sta lavorando per Luca Paolini e qui comincia la Cipressa. Pronto con il cronometro Davide Cassani. L'anno scorso impiegarono 9 minuti e 28 secondi. Salita di Costa Rainera, 5 km e 700 metri che portano al comune di Cipressa. Il primo tornante è dopo 2 km e mezzo e la pendenza massima è dopo 3 km nell'ordine del 7,5%, là dove nel 99 scattò Marco Pantani. Sulla sinistra Bettini, subito molto attivo. Ed è l'uomo della Gerolsteiner, la squadra di Davide Rebellin, che ha cominciato a tutta questa salita. Si tratta di Vrolik, Peter Vrolik. E attenzione, adesso è la Liquigas. Evidentemente Luca Paolini sta molto bene. È lui. Ci prova Garzelli. Subito. Stefano Garzelli in casa Liquigas. Il tentativo del corridore diretto da Roberto Amadio. Stefano Garzelli, dopo 400 metri dall'inizio della salita di Costa Rainera, prova ad andarsene. Alla sua ruota cerca di portarsi Efimkin, neoprofessionista della Barloworld. Quindi Garzelli, dopo appena 600-700 metri, è scattato, va a riprendere Vrolik e prosegue nell'azione. Garzelli, che è uscito anche lui abbastanza bene dalla Tirreno Adriatico, si è preparato in altura in Messico insieme a Di Luca, che non è presente qui alla Milano Sanremo. Garzelli che sta cercando di portar via un gruppettino. Aveva una voglia matta di scattare anche Paolo Bettini, ma questa volta si è trattenuto. Proseguono Vrolik, Austria, maglia azzurra della Gerolsteiner, e Garzelli. Non è riuscito ad agganciarsi al duo di testa, ci prova ancora con la maglia rossa e Efimkin. Questo ragazzo. Non dovrebbe riuscire Vrolik a tenere questo ritmo, perché ha cominciato la salita probabilmente per favorire Rebellin. Infatti vedete, Vrolik ha perso qualche cosa nei confronti di Garzelli. Mani basse, un Garzelli che sta salendo molto molto forte, lingua fuori per lui. Bravo Stefano, una preparazione completamente diversa rispetto alle passate stagioni, quando puntava tutto sul Giro d'Italia. Ebbene, siccome quest'anno il suo compagno di squadra Di Luca ha deciso di dare la caccia alla maglia rosa, Garzelli si ritaglierà uno spazio per le classiche e per il Tour de France, e già la Sanremo è protagonista. C'è Rebellin nell'immediato gruppo inseguitore con Bettini. Schleck, attenzione! Il campione lussemburghese si è portato davanti, mentre al comando c'è Decker, non Thomas ma Eric Decker. È difficile scattare, qui si viaggia sempre nell'ordine dei 34-35 all'ora. Chiedo conferma a Fabretti, a te. Proprio così, siamo intorno ai 25-30 km orari, un'andatura che è piuttosto sostenuta ma che non ha fatto per ora grandissima selezione in coda al gruppo, dove si sono staccati solo alcuni corridori, tra l'altro in seconda o terza fascia. Vediamo adesso proprio da Moto3 la coda del gruppo. Ed è impressionante come Tom Bonen riesca a portare in salita i suoi 80 kg abbondanti. Tom Bonen, un fuoriclasse di questo sport, al pari di Alessandro Petacchi, è migliorato molto in salita ed è sempre lì intorno alla quindicesima posizione Tom Bonen con Alessandro Petacchi. Continua l'azione solitaria di Garzelli, ma il suo vantaggio è nell'ordine dei 10 secondi. Adesso c'è Frank Schleck che va a riprendere Stefano Garzelli, anche potrebbe essere Marcus
non ne sono sicuro. No, mi sembra Moletta, l'italiano della Gerolsteiner, Andrea Moletta, che è partito. Bravo Moletta, anche a Tivoli, alla Tirreno Adriatico, si era messo in evidenza proprio per aiutare Davide Rebellin. Rilancia Andrea Moletta, dunque si è conclusa dopo un chilometro e poco più l'azione di Garzelli. C'è Schleck in seconda posizione, poi c'è Leonardo Bertagnolli, eccolo lì con il 71, c'è anche Gusejev della Discovery. E Pozzato. Pozzato con Bettini, sta avanzando anche Morenaut della Phonak. Adesso c'è un attimo di rallentamento, non rallenta invece Andrea Moletta, questo ragazzo nato a Cittadella, residente a Tombolo, Padovano. Un veneto dunque che avrebbe dovuto lavorare da gregario, continua a voltarsi, vuole controllare la posizione di Davide Rebellin. Sta dimostrando notevoli doti come fondista. Vedete Bonen, adesso arranca un po' il campione del mondo, non riesce a tenere la ruota dei migliori, però l'importante è che non perda troppo tempo, anche perché c'è Bettini, il suo compagno di squadra, lì a controllare. Guarda lì come sgambetta Bettini, mi sembra che stia pedalando molto molto bene Paolo Bettini. A te Silvio Martinello. Sì, direi da lodare l'azione di Moletta, che evidentemente è scattato appunto per rendere questa salita della Cipressa più impegnativa, nel tentativo appunto di rendere la corsa dura per Davide Rebellin. Davide Rebellin, che abbiamo sentito nell'intervista alla partenza, ha detto che gli piacerebbe sicuramente essere protagonista oggi, mentre Moletta è stato ripreso in questo momento da un uomo CSC e Pozzato alla sua ruota. Filippo Pozzato, eccolo il terzo uomo della Quick Step. Sta arrivando anche Mazzanti della Panari ed è proprio il tentativo del bolognese. Mazzanti, maglia arancione con Pozzato a ruota. Poi Arvesen, è stato campione del mondo nel 97 tra i dilettanti. Come vedete Bettini preferisce stare a ruota. È il momento di Pozzato. Se nasce un'azione, la Quick Step Energetic giocherà la carta Pozzato. Infatti, come vedete, Pozzato non prende l'iniziativa, ma va solamente dietro a coloro che cercano di andarsene in questo tratto di salita. Vinokurov sembrava in buona posizione all'inizio della salita di Costa Rainiera e poi via via si è sfilato. Ovviamente non si è staccato, però non ha tentato alcun affondo. Eccolo qua, Tom Bonen. Pazzesco Bonen, è a ruota di Pozzato. Notate con che facilità sta scollinando sulla Cipressa. A te Fabretti. Intanto la Panaria navigare che aveva avuto il Luca Mazzanti uomo lì davanti ha perduto invece il suo velocista, che è Pari De Grillo. Si continua ad andare senza grandi strappi, almeno nella parte centrale, nella coda del gruppo, un gruppo che rimane pressoché compatto. Un Alessandro Petacchi che comunque rimane di fatto, e non è poco, con i suoi sacchi, velo e zampe. Petacchi fa benissimo a stare dov'è. Bonen sta pedalando bene, l'anno scorso si classificò ottavo ma non aveva la condizione di questo 2006, voglio ricordarvi che rispetto allo scorso anno Bonen è anche 2 o 3 kg in meno, quindi dovrebbe andare anche meglio in salita va decisamente più forte Petacchi, io personalmente non ho mai visto un Petacchi così brillante in salita. E anche Bonen non vuole lasciare spazio, lo vedete, a ruota di Pippo Pozzato c'è il terzetto, i tre capitani della Quick Step lì davanti non vogliono assolutamente che nessuno provi un attacco. La discesa della Cipressa è sicuramente più complicata rispetto alla salita, però l'asfalto è asciutto, vedete Vinokurov si è staccato in questo istante. Ma a parte l'azione di Garzelli iniziale, non ci sono stati per adesso tentativi di un certo valore. Si va su troppo veloci, adesso il tratto più impegnativo è finito. Vedete che il gruppo perde elementi in questo tratto, mancano circa 1000 metri al Gran Premio della Montagna, stanno salendo da 8 minuti e 20 secondi. Nelle prime posizioni anche Carrara della Lampre Fondital, che è andato molto bene alla Parigi-Nizza. Fenomeno Bettini, la settimana scorsa era su un lettino d'ospedale a Popoli dopo una caduta alla Tirreno Adriatico, è tornato a casa, si è allenato da solo nonostante
numerose contusioni ed escoriazioni sia al ginocchio che alla schiena, ha voluto essere presente ed è protagonista. Davvero un grande corridore, Paolo Bettini. Altri atleti che si sono staccati, Fabretti. Sono in tanti ma nessuno di spicco, solo Valerio Agnoli che l'anno scorso aveva provato qualcosa proprio qui alla Milano-Sanremo e un altro gruppetto, ma il gruppo dei forti è sempre lì davanti. Si sta uscendo adesso dal comune di Costa Rainera e quest'ultimo chilometro verso Cipressa è praticamente un falso piano. Sì, vanno su ai 45 all'ora, abbiamo visto un Simoni in leggera difficoltà. Per la prima volta Simoni partecipa alla classicissima di primavera, un Simoni che ha altri appuntamenti, a cominciare dal Giro d'Italia, ma non poteva non prendere parte ad almeno una Sanremo nella sua carriera. Conosce alla perfezione il tracciato Paolo Bettini, capisce e vuole disegnare le curve, quindi ecco il motivo per cui Bettini è lì davanti proprio per affrontare la discesa di Cipressa senza restare a ruota di nessun altro atleta. Vedete anche il paesaggio molto bello tra uliveti secolari, qui viene prodotta la qualità taggiasca, uno dei migliori oli d'Italia, pini marittimi, le serre. Siamo davanti alla chiesa della Visitazione, quindi termina la salita della Cipressa. 9 minuti e 55 secondi il tempo impiegato dal gruppo o dai primi corridori del gruppo. Quasi 30 secondi in più rispetto all'anno scorso, dunque possiamo dire che è stata affrontata con maggiore tranquillità questa salita. Carrara, eccolo qua, l'avevamo visto prima in testa o nelle prime posizioni, Carrara che ha imboccato la discesa davanti, per il momento non sembra voglia forzare. Lo ricordiamo, una discesa molto difficile, tecnica, soprattutto un paio di curve a metà discesa sono molto molto insidiose. Per fortuna l'asfalto è asciutto, non piove, questo rende un po' più facile questa discesa. Poco più di 20 chilometri al traguardo, questo era il tratto prediletto da Mirko Celestino per i suoi tentativi. Formidabile discesista Celestino, ci ha provato in più occasioni senza riuscirvi. Miglior risultato per il Ligure che oggi non è in gara a causa infortunio, il secondo posto nell'anno di Bettini, il 2003. E a ruota di Carrara proprio il grillo livornese, campione olimpico. Come era nelle previsioni, Bettini non si è mosso sulla Cipressa, la caduta lo ha un po' rallentato, secondo me tenterà il tutto per tutto non su questa discesa perché la, secondo me la affronta davanti per non correre pericoli, ma cercherà di dare la stoccata sul poggio. Tante curve pericolose, quindi bisognerà prestare la massima attenzione in questa discesa che riporterà gli atleti sulla statale Aurelia. È fisiologico, e spieghiamolo ai nostri telespettatori, Davide, che al termine della discesa dalla Cipressa, dopo la frazione di Aregai, il gruppo si spezza in due tronconi. È matematico, se uno è in 60esima posizione corre il rischio di non far parte o di perdere la scia dei corridori che lo precedono. Perché? Perché quando si imbocca l'Aurelia, mancano 18 km, c'è un tratto in leggera salita, lì i primi vanno giù ai 60-70 all'ora e chi è dietro si stacca, e quindi è matematico e fisiologico. Al termine della discesa rimangono 55, al massimo 60 corridori. Molto buona la prova del giovane Schleck, formazione CSC, la squadra di Ivan Basso che oggi non è presente, la squadra diretta da Bjarne Riis. Schleck ha anche un fratello, Andy Schleck, di cui si parla molto bene e sarà sugli scudi già nei prossimi mesi. Andy Schleck, mentre in gara oggi c'è Frank Schleck. In evidenza al Giro di Lombardia, quello vinto da Bettini in ottobre. Eh sì, ma dicono che Andy, il giovane, sia ancora più forte, sia veramente un campione, staremo a vedere. Silvio Martinello, dalle immagini ho l'impressione che Bettini, come si dice in gergo, non senta la catena. Effettivamente Bettini sta dando dimostrazione di aver recuperato in pieno e di essere, direi, quasi al livello delle tappe che ha vinto la Tirreno Adriatico prima di subire quella brutta caduta. Sta facendo la discesa sicuramente in testa per evitare cattive sorprese e sono certo a questo punto che vedremo la sua azione magari determinante per un suo risultato, per in qualche modo
agevolare quello di Bonen sulla prossima salita del Poggio. L'impressione che ho io è che stiano già correndo per Tom Bonen, prima pozzato in testa sulla Cipressa, adesso Bettini, che naturalmente si sposta e probabilmente tenterà qualcosa, ma un occhio di riguardo, forse anche uno e mezzo per Tom Bonen. E vedete che i corridori, adesso c'è Sacchi che controlla la posizione di Petacchi, che si trova a centro gruppo. Moren out! E qualcuno naturalmente prova ad andarsene, mentre i grandi si controllano. Kos Moren out della Fonac, eccolo il suo scatto. C'era Schleck che stava bevendo, si è messo la borraccia in bocca per andare a riprendere Moren out. Eccolo lì Schleck. Poi c'è Pozzato, attenzione a queste azioni perché potrebbero rivelarsi molto interessanti. Ecco Schleck a ruota di Moren out. Vediamo se il corridore qui step è Pozzato oppure potrebbe essere anche Tosatto. Vediamo adesso il Kes de Pargne. C'è un controllo, quindi questi quattro potrebbero avvantaggiarsi. Fabretti, a te. Intanto io mi trovo nella parte del gruppo che è rimasta attardata, come si diceva era fisiologico, sono rimasti indietro 20-30 corridori, non di più. Il gruppo invece davanti è sempre forte di una 120-130 unità, ha perduto contatto nel caso di arrivo in volata, questo può essere significativo. Danilo Napolitano della Lampre Fondital, come avevate detto voi? Attenzione perché... È 30 il corridore Quickstep, fra l'altro un atleta veloce, potrebbe anche avere via libera dalla propria squadra, nel senso che non dovrà collaborare ma potrà tranquillamente restare a ruota. Dunque ci sono Schleck, Lussemburgo, Moren out, un olandese, c'è Trenti e c'è questo spagnolo Reines della Kes de Pargne, che l'anno scorso arrivò undicesimo, è uno degli uomini di punta della Kes de Pargne, la squadra di Valverde. Trenti naturalmente starà a ruota, non tirerà un metro. E quindi adesso saranno gli uomini della Rabobank che dovranno mettersi in testa e i compagni di squadra di Petacchi che lo stanno già facendo. Prossimi paesi che verranno toccati: Santo Stefano a mare, Riva Ligure, Arma di Taggia, quindi la galleria Castelletti che porterà il gruppo ad approcciare l'ultimo trampolino verso Sanremo, ovvero il Poggio. Trenti rimane a ruota, così come faceva Vinokurov anni fa, per favorire poi lo sprint di Zabel. Stopper il ruolo di Trenti in questo momento, mentre Reines, corridore della Kes de Pargne, anche lui si mantiene in terza posizione, molto attivo Frank Schleck, campione lussemburghese. In questo tratto pianeggiante, mi rivolgo a Silvio Martinello, è fondamentale l'azione del vento, se trovi vento favorevole hai molte chance in più. Sì, in effetti Auro hai ragione, sulla costa abbiamo sentito oggi, sulla riviera il vento è a favore, spinge i corridori da dietro, quindi questi quattro ragazzi all'attacco chiaramente potrebbero avere gioco facile. Non credo che abbiano grosse possibilità perché la Milram soprattutto è rimasta fuori, ha controllato la corsa tutto il giorno, quindi immagino si organizzeranno per appunto nel tentativo di riportare i loro due velocisti, Zabel e Petacchi, a ridosso dei primi per poter prendere il Poggio nelle prime posizioni. Hanno guadagnato i quattro battistrada per loro 21 secondi. Fabretti, a te. Il gruppo è passato adesso davanti al cartello dei meno 15 alla conclusione. Una particolarità: Eric Decker si è lasciato sfilare per un momento dal gruppo, dal primo gruppo, e ha aspettato due compagni di squadra, ossia Thomas Decker e Orrillo. Adesso chissà, probabilmente la Rabobank potrebbe portarsi un pochino più avanti. Thomas Decker, come vi avevo detto prima, è un corridore che fatica a tenere le prime posizioni, ha probabilmente rimontato tanto sulla Cipressa e ha perso qualcosa in discesa. Mentre adesso la Quickstep Energetic ha un piccolo vantaggio perché ha un uomo davanti e quindi sono altri corridori che devono tirare, a cominciare da Sacchi e altri corridori della Milra. Sforzo massimo ma forse inutile per questo ragazzo già campione del mondo tra i dilettanti, il laziale Giordani. Sul traguardo Cipollini, che detiene assieme a Bartali il record di partecipazioni alla Sanremo e che la vinse nel 2002, anno magico per Cipollini, Sanremo, Gandevelgen, campionato del mondo il 2002. Ancora splendida l'azione di Sacchi, fondamentale l'anno scorso per Petacchi. Dunque Sacchi e Velo a proteggere il proprio capitano.
Vedete, Gutierrez si arrabbia con la nostra moto perché poteva favorire l'inseguimento di Sacchi e Velo. Attenzione, perché qui Petacchi potrebbe perdere due uomini fondamentali, perché se tirano adesso avranno difficoltà nella stare con i primi sul podio. Vedete cosa sta succedendo? La Milram, ovvero la squadra di Petacchi, non ha nessuno tra i quattro di testa, quindi deve incaricarsi dell'inseguimento, mentre i Quick Step, che hanno Trenti là davanti, possono tirare i remi in barca in questo tratto fondamentale di gara. 25 secondi per Reines, Trenti, Schleck e Morenaut quando si sta attraversando Arma di Taggia. Sì, un grosso vantaggio per Bon e per Bettini. Trenti è lì davanti e non spende niente perché sta a ruota, passivo, e anche gli altri, Pozzato, Bettini e Bonen, possono sfruttare il lavoro della Lampre Fondital e della Milram. E come aveva previsto Davide Cassani, il gruppo si è ridotto a una settantina di unità, lo si vede chiaramente da questa immagine dall'alto. C'è Bonen intorno alla decima posizione che rimane comodamente a ruota, dunque inseguimento ad opera di Sacchi e Velo, che avrebbero dovuto essere gli ultimi uomini per Petacchi assieme a Zabel prima di Via Roma, e che invece vengono sacrificati in questo tratto di statale Aurelia. Mentre c'è anche tra i fuggitivi un po' di indecisione, Reines non sa se tirare oppure no, lo sta facendo con prudenza, eccolo lì Reines, corridore spagnolo della Cassa de Parnia, molto attivo Morenaut e anche Schleck. Galleria Castelletti, una galleria che misura 140 metri, ancora Gutierrez che va a lamentarsi con la nostra motocicletta, perché? Perché se la nostra motocicletta sta lì davanti favorisce il gruppo, e Gutierrez sa che là davanti c'è il suo compagno Reines e non vuole che sia svantaggiato. Fabretti, a te. Il secondo gruppo inseguitore ha raggiunto il primo gruppo inseguitore, che adesso dunque è praticamente gruppo compatto. Sta cercando di salire un compagno di squadra di Alessandro Petacchi, Dan Bakker, e un'indicazione che potrebbe dar ancora più incertezza alla corsa: comincia a piovere. Questo è un dato particolarmente importante, perché la discesa del Poggio presenta una ventina di curve con 10 tornanti, e se piove chiaramente l'aderenza è molto limitata. Il Poggio comincerà a 9 km dal traguardo, quindi ancora, tra 2 km e mezzo comincerà il Poggio. Si attraverserà la località di Capo Verde, che precede proprio l'innesto verso il Poggio di Sanremo. Ballan a ruota di Stangl. Arvesen in terza posizione sta proteggendo l'azione di Frank Schleck, non mi sembra che adesso la velocità sia sostenutissima, solo Stangl sta lavorando, non può farlo Ballan perché se vuole tentare la carta dell'attacco sul Poggio deve stare assolutamente a ruota, e adesso si è portato l'uomo della Gerold Steiner. Kopp è un tedesco. Si sta gareggiando, gentili telespettatori, da oltre 280 chilometri. Questi ragazzi sono in bicicletta dalle 9.35 di stamani, da quando sono partiti da Milano, Università Cattolica. Anche quest'anno ha ospitato il ritrovo della classicissima. Fabretti, a te. Con grande fatica ha raggiunto l'ultima ruota del gruppo anche Robbie McEwen, che dunque potrebbe non far parte della volata, sempre nel caso in cui in volata si arrivi. Importante che tenga sul Poggio, e sarà piuttosto complicato per Robbie McEwen, che mai in carriera aveva trovato il massimo della condizione nel mese di marzo. Ci siamo tra pochissimo, pronto con il cronometro Davide. Il record del Poggio è di Alberto Elli, 5 minuti e 54 secondi nel 1998, normalmente impiegano 6 minuti per coprire questi 3 km e 700 metri di salita con 30 curve e 4 tornanti. Il Poggio di Sanremo. Guédon, vincitore di una Parigi-Roubaix, adesso si è portato al comando, una decina di metri di vantaggio per lui. In questo frangente secondo me i fuggitivi potrebbero perdere qualche secondo. Ne avevano 22 all'uscita della Galleria Castelletti. Siamo con Trenti, Schleck, Morenaut e Reines all'inizio del Poggio.
controlliamo sia il tempo di ascesa che il vantaggio dei battistrada nei confronti del plotone. Il primo tratto è piuttosto semplice, mentre il trampolino ideale è dopo il santuario Madonna della Guardia, al secondo chilometro di salita. 18 secondi, hanno perso qualcosa nell'ultimo tratto. Gli uomini della Rabobank. Per Freire, vedremo se ci sarà anche uno scatto di Fleccia, ma Bonen sta controllando con autorevolezza in quarta posizione. Fabretti, a te. Che tanto si è organizzata lì davanti al gruppo come avevamo previsto. Alessandro Petacchi, per lui le cose si potrebbero complicare. Marco Velo è in ultima ruota. Ha tirato prima e quindi è difficile per lui adesso tenere le ruote del gruppo. E adesso c'è Eric Decker. Da non confondersi con Thomas Decker, il recente vincitore della Tirreno Adriatico. Eric Decker è un atleta d'esperienza, ha vinto anche un Amstel Gold Race in carriera, è del 1970, vecchia guardia della Rabobank. 16 secondi, cala il vantaggio dei quattro. Si cala il vantaggio anche perché cominciano ad essere stanchi questi fuggitivi, tra un po' dietro cominceranno gli scatti, per il momento no, perché Erika Decker sta tenendo un ritmo molto elevato, potrebbe tentare qualcosa Fleccia, che lo vediamo in terza posizione, mentre Freire sta controllando la situazione, è in seconda posizione. E verifichiamo la posizione di Bettini dall'elicottero se possibile, qui siamo sulla testa della corsa, vedete poco più indietro. Eccolo lì Bettini, è a ruota di Sacchi e c'è anche Ballan e Thor Ushovd, maglia verde numero 84. C'è anche Gilbert, questo giovane belga del 1982, milita nella Française des Jeux. Bonen costantemente in quarta posizione. Fabretti, a te. Addio Milano-Sanremo per Robbie McEwen, tra poco si staccherà anche Giuliano Figueras. Ed è partito mentre Frank prova Schleck. Tutto solo Frank Schleck, viene dal Lussemburgo questo ragazzo, milita nella CSC, primo tornante per lui, di solito chi scatta troppo presto ha poche possibilità di coronare il proprio tentativo, d'altronde se sentiva di avere energie ha fatto bene a provare questo allungo Schleck, anche perché il gruppo stava inesorabilmente recuperando. Pensate la difficoltà nell'affrontare questa curva, è stato costretto a frenare, una traiettoria sbagliata, il tempo sull'appoggio adesso è discreto, non piove ancora ma qualche goccia si sta scendendo. Fabretti, in quanti sono rimasti là davanti? Davanti sono rimasti in tanti, sono almeno 100-110. Ah, però il gruppo si screma ma lentamente e Bonen sta dimostrando i propri miglioramenti in salita. Tom Bonen sempre là. Attenzione perché c'è anche Samuel Sanchez dell'Euskadi che anche lui potrebbe tentare un allungo in questa salita. Rimane più coperto Alessandro Petacchi. Vedete c'è sempre Eric Decker a condurre il ritmo. Morenaut vorrebbe raggiungere Schleck che mantiene una ventina di metri di vantaggio. C'è anche Astarloa in quarta, quinta posizione. Maglia rossa per il campione del mondo di Hamilton 2003, Igor Astarloa, milita nella Barlow World. Arriva anche Bertagnolli della Cofidis, anche lui potrebbe avere nelle gambe la forza di far qualcosa in questo ultimo tratto del poggio. Arriva anche Pozzato ad Armand Forte all'armata Quick Step, vedete sta avanzando sulla destra Pippo Pozzato, anche Nocentini con la ruota Nocentini, maglia rossa anche per il corridore dell'Acqua e Sapone. 14 secondi il margine di Schleck sul gruppo, qualcosa meno su Kos Morenaut. C'è anche della Euskaltel Euskadi Samuel Sanchez, maglia arancione per il basco. Avanza Alessandro Petacchi mentre Tom Bonen pedala molto agile, vedete anche l'uomo della Lampre che sta controllando parte. Ed è Ballan, Ballan, bravissimo anche la Tirreno Adriatico e vedremo se Filippo Pozzato riuscirà a tenere la ruota di Ballan. Ci provano Pippo Pozzato, due veneti all'attacco, grande azione di Alessandro Ballan,
ma Pozzato capisce che potrebbe essere il momento buono anche per lui. È partito fortissimo Ballan con Pozzato prontissimo, e dietro c'è Igor Astarloa, ha raggiunto Morenaut. A ruota di Astarloa, maglia arancione, Sanchez. Dunque un tentativo, si appoggia sul sellino Sanchez, non ce la fa a tenere il passo di Astarloa, raggiunto in prossimità dello scollinamento. Schleck, testa della corsa con Ballan, Pozzato e immediatamente dietro Astarloa. Ancora 500 metri, molto bella, molto potente l'azione di Ballan. Naturalmente Pozzato rimane nella scia dell'altro corridore veneto, si è mosso anche Nocentini, mi sembra proprio che sia Rinaldo Nocentini dietro ad Astarloa. Non bisogna avere paura, e sta dimostrando di non avere alcun timore reverenziale Alessandro Ballan. Fino a 2 anni fa non lo conosceva nessuno, a ruota un talento del nostro ciclismo come Pippo Pozzato. Dunque Ballan, Pozzato, e poi c'è una maglia rossa che potrebbe essere quella di Igor Astarloa, formazione Barloworld, ed esce anche Nocentini. Sembra che tu l'abbia chiamato, Davide. Rinaldo si muove. Sì, ha una cinquantina di metri di vantaggio, sta faticando Igor Astarloa, ma siamo ormai in cima del Poggio. Quando Bettini vinse in cima al Poggio con Paolini aveva 7 secondi di vantaggio. Controlliamo adesso il margine. 6 minuti e 14 secondi il tempo di Ballan. C'è Schleck, c'è Samuel Sanchez e mi sembra che abbiano guadagnato abbastanza questi atleti. Adesso le condizioni dell'asfalto saranno fondamentali. Non è un grande discesista Pozzato, ma hanno circa 10 secondi di vantaggio. Dunque un grande tentativo, una grande azione di Ballan con Pozzato a ruota. E Bonen può stare lì tranquillo, sono sempre gli uomini della Milram che dovranno fare questa discesa tutta per andare a riprendere i fuggitivi. Pozzato può sfruttare la superiorità di questa squadra, la Quick Step, in quanto ha Bonen dietro, quindi Pozzato adesso in una posizione privilegiata, e difatti lo vedete in terza posizione. Nel 2003 era in forma eccezionale Pippo Pozzato, ma cadde lungo la discesa della Cipressa. Nel 2004, per ordini di squadra, quando militava nella Fassa Bortolo, non ebbe via libera in prossimità del traguardo e dovette lavorare per Alessandro Petacchi. Oggi, nonostante sia compagno di squadra di Bettini e Bonen, due fuori classe, ha provato ad andarsene sul Poggio, facilitando così l'opera della propria formazione in questi pochi chilometri che mancano di qui al traguardo. Troppi pochi uomini della Milram stanno guadagnando i fuggitivi, ed è un encomiabile Fabio Sacchi che sta cercando di pilotare Petacchi, ma è troppo poco un uomo, stanno guadagnando gli uomini al comando. 6 secondi, ci informa Radio Corsa. Fabretti, a te. La caduta Gora Stangel della Lampre Fondital e Van Summeren della Davita Monlotto, si stanno rialzando. Vedete il plotone in lunghissima fila indiana e Petacchi ha spronato ancora l'encomiabile Fabio Sacchi per cercare di recuperare questo gap. Si stanno avvicinando anche Nocentini e Schleck, quindi se ci dovesse essere collaborazione al termine di questa discesa è un tentativo, quello promosso da Alessandro Ballan, che potrebbe aver buon fine. Se però ci sarà collaborazione, altrimenti il gruppo recupererà, perché sono ancora 70-80 corridori. Arriva anche Samuel Sanchez e arriva anche Nocentini, quindi 5 uomini al comando, 6 uomini al comando. 10 secondi il vantaggio in questo momento, 10 secondi. Hanno aumentato, sta disegnando le curve Alessandro Ballan, atleta di Castelfranco Veneto, capitano oggi della formazione Lampre Fondital. Attenzione, Schleck ha sbagliato la curva, abbiamo visto in un monitor di servizio una Schleck che ha messo piede, ha sbagliato un po' la traiettoria, ma comunque è riuscito a stare in strada. Ecco qui vediamo proprio Nazareno Ballani, bravissimo, vedete l'errore di Frank Schleck, ma per fortuna è andata bene. Ha sganciato lo scarpino per trovare un minimo di equilibrio. Sta per concludersi la discesa e una volta ritornati sulla via Aurelia mancheranno 2 chilometri e 200 metri al traguardo. 10 secondi, ancora 10 secondi il vantaggio dei fuggitivi. Possono farcela, Davide. Possono farcela, perché adesso c'è solo Sacchi lì al comando. Non tirano gli uomini della Quick Step perché c'è Pozzato, uomo che secondo me è il più veloce tra i fuggitivi.
Però attenzione, perché se fanno così... Se fanno così non c'è niente da fare, devono collaborare e andare a tutte, poi giocarsele eventualmente in via Roma, perché dietro soprattutto Petacchi dovrà recuperare. Bonen al limite ha ancora il compagno di squadra davanti, ma Petacchi no, quindi assolutamente dovrà rischiare in questo tratto. Siamo sulla via Aurelia, gentili telespettatori, si sposta sulla sinistra Ballan, si sposta anche Pozzate, prova ad aumentare il ritmo Samuel Sanchez con Astarlo a ruota. 8 secondi il vantaggio. Fabretti, a te. Stiamo per terminare anche noi la discesa, sì, si viaggia tutta, ha smesso di piovere, comunque la discesa è finita, quindi via Roma anche per noi, via Aurelia. E adesso è Zabel, addirittura Eric Zabel che si è portato al comando, a tutta Eric Zabel, tante anche l'uomo della Crédit Agricole. Sébastien Hinault all'inseguimento per Thor Hushovd. Le lepri con i cacciatori dietro. Non c'è accordo e quindi diventa difficile. Ci prova ancora una volta Ballan con Schleck. Generosissimo il corridore della Lampre, rimane a ruota Pozzato. Non vorremmo che dalla radiolina avessero impedito o comunque consigliato a Pozzato di non collaborare. Attenzione, perché prova Samuel Sanchez. Ha tentato Samuel Sanchez a 1,5 km dall'arrivo. Con Astarlo e Pozzato. Pozzato per adesso gioca di rimessa, sempre a ruota degli altri compagni d'avventura, prima Ballan e adesso Samuel Sanchez. 6 secondi ancora da gestire in poco più di 1 chilometro. 1 chilometro adesso, stanno per essere ripresi. Attenzione, ancora 40 metri, 50 metri il vantaggio, ma sta diminuendo. Uno dei finali più belli della storia della Milano-Sanremo, gentili telespettatori, con Samuel Sanchez che approccia questa penultima curva, il gruppo è lì vicino. Vedete Pozzato a ruota con Schleck. Attenzione, che sta tirando anche la Rabobank per Oscar Freire. Prova a partire in contropiede Rinaldo Nocentini. Tombone nella ruota di Alessandro Petacchi, ma parte Nocentini con Pozzato. Nocentini e Pozzato ancora pochi metri per loro, continua attenzione a voltarsi il Vicentino. Potrebbe partire Pozzato perché ha 10 metri di vantaggio, parte Pozzato. Pozzato è in via Roma. 280 metri ancora, come fece Cmil nel 99. Sarà un problema per lui tenere, perché dietro è già stato lanciato lo sprint. C'è Petacchi con Bonne la ruota, Filippo Pozzato ancora qualche metro, 10 metri ancora. Pozzato va a vincere, Pozzato su Petacchi. Un'azione fantastica quella di Pippo Pozzato, ha corso da maestro oggi, incredibile, una strategia perfetta. Pozzato ha sfruttato il compagno di squadra Bonen, è sempre stato a ruota, è sempre stato attivissimo, pensate, già sulla cipressa in testa è riuscito a sfruttare il grosso lavoro di Ballan e ha meritatamente vinto questa Milano-Sanremo. Fantastico. Era il suo sogno, Davide, era il suo sogno sin da quando era bambino. Filippo Pozzato ha atteso gli ordini di squadra sino al poggio e anche all'ultimo chilometro sembrava incerto su cosa dovesse fare, poi una volta raggiunto Sanchez ha giocato le proprie carte, ha detto vinco io, vince Bonen, e invece Petacchi si è dimostrato più forte di Bonen in volata. Rivediamo proprio gli ultimi metri, è partito Rinaldo Nocentini, lo segue Pozzato, si guarda, vede che ha 10 metri di vantaggio e ai 350 metri parte la salita, la leggerissima salita non lo ha frenato, dietro è partito come una fucilata Petacchi con Bonen a ruota, ma non c'è stato niente da fare. Guardate Petacchi, la potenza di Alessandro, ma Pozzato è là davanti e mantiene quei pochi metri di vantaggio, nulla da fare per Petacchi e Bonen. Con grande spirito di squadra esulta per la vittoria di Pozzato. Vai Alessandra, a te! Luca! Io buono! Oh! Ti vediamo Alessandra, ma capiamo che è un po' un problema raggiungere Pippo Pozzato. Un attimo, il suo procuratore Pasqualin, c'è Alvaro Crespi, c'è Bettini che va ad abbracciare Pippo Pozzato. Vittoria di squadra questa. Sono stati impeccabili Pozzato, poi Trenti che ha stoppato l'azione tra la cipressa e il poggio.
Alessandra, vai pure. Filippo, un entusiasmo così non si vedeva da tantissimo tempo. Ma mi fa piacere, vuol dire. Vieni Paolo. Che tante persone Paolo. Mi vogliono bene. No, Penso che è il momento più bello della mia vita sicuramente. È la corsa che ho sempre sognato, l'unico anno che non ho mai parlato per scaramanzia. Sono venuto qua consapevole di avere una grande corsa. Ho lavorato bene, che se sono stato criticato, però ero tranquillo perché sapevo di aver lavorato bene. La squadra penso sia stata la più forte. Abbiamo meritato una grandissima squadra, un grazie a tutti. Io spero. Non so se è andata in onda. Sì, è andata in onda, Alessandro. Anche Bramati, il senatore del gruppo. Filippo Pozzato nel 2003 cadde lungo la Cipressa, nel 2004 arrabbiatissimo perché Giancarlo Ferretti lo obbligò a lavorare per Petacchi, poi Petacchi perse lo sprint e guardate che bella immagine con Bonen che esulta perché il suo compagno di squadra è andato a vincere la classicissima, con Petacchi che ha dato più di una bicicletta a Bonen, quindi si è dimostrato un formidabile sprinter, ma Pozzato ha anticipato tutto. E forse Bonen, per aver alzato le mani, ha perso la terza posizione in favore di Luca Paolini, ma guardate qui il sorriso, la felicità di Pozzato. Veramente fantastica la sua azione, intelligente la sua mossa, come è stata perfetta la tattica della Quick Step Energetic. Vediamo proprio in questo momento proprio la volata bellissima, reale di Alessandro Petacchi, ma non ha potuto fare niente nei confronti di questo Pozzato. Classe 1981. E si festeggia a Sandrigo in provincia di Vicenza, dove il 10 settembre dell'81 nacque Filippo Pozzato. Ha cominciato l'attività sportiva giocando a hockey e poi ha capito che il ciclismo era la sua strada. Sin da giovane ha cominciato a vincere Pozzato, non ha fatto il dilettante grazie alla lungimiranza della squadra Mapei che non l'ha voluto gettare nella mischia del dilettantismo, piano piano l'hanno fatto crescere e adesso i Quick Step hanno per le mani un campione. Vai Alessandra! Filippo, io devo dire una cosa, che è stata una battaglia incredibile riuscirti ad avere al microfono oggi. Tantissimi tifosi, ma dove li avevi nascosti? Ma sai, di gente che me ne vuol bene ce n'è tanta, gente che ha sempre creduto in me e sono contento di averli ringraziati con questa vittoria che per me era un sogno. Sono contento, oggi avevo qui il fans club, la mia ragazza, i miei genitori, penso che ho dato una grande soddisfazione, la più grande soddisfazione per me. Ma era la corsa della tua vita, Giuliano Sanremo? Sì, l'ho sempre sognata, sono contento perché sono uno dei corridori che riceve più critiche di tutte. E stavolta? È arrivato il momento giusto, l'avevo detto l'altro giorno che sto bene bene, me la posso giocare, qualcuno ha storto un po' il naso, io ero abbastanza consapevole della condizione. E finalmente è arrivata. Ti puoi togliere qualche sassolino? Ma no, sai, io ho lavorato bene, più che altro sono soddisfazioni personali dopo tutto il lavoro e i sacrifici che ho fatti quest'inverno. Hai ricevuto i complimenti di Tom Bonen? Sì, Tom è un grandissimo campione, ma un grandissimo uomo, ha corso veramente bene e anche qui in finale lui mi ha cercato di dirmi di tenere duro, che non c'è solo lui, che ci sono anch'io. Paolo nel finale non ho visto dietro, mi ha detto che ha fatto il buco, sai, quando hai due corridori così, il campione del mondo, il campione olimpico, che corrono per uno come me che non ha ancora vinto niente, una grandissima soddisfazione. Stavolta hai vinto la Sanremo. Finalmente. Grazie. Attenzione, attenzione. Bravo Pippo, ordine d'arrivo ufficiale. Primo Filippo Pozzato, formazione Quick Step. Secondo Petacchi, terzo Paolini, quarto Bonen, quinto Napolitano. Ottima la prova del velocista della Lampre, poi Freire, Garzelli, Ballan ed Elmiger. Rigustiamoci l'ultimo chilometro con Sanchez che aveva ruota Pozzato. Siamo all'ultima curva, vedete Sanchez aveva tentato, poi parte Rinaldo Nocentini. Cerca di sorprendere tutti quanti, in questo punto partì nel 99 Schmil. Pozzato molto attento lo segue.
Ci sono gli uomini della Rabobank, mi sembra Origlio in prima posizione del gruppo. Vedete che postato controlla, con la coda dell'occhio vede che ancora 10 metri, 300 metri dal traguardo e parte. Nocentini non ce la fa a seguirlo, ce la fa invece Pippo Pozzato, riesce a guadagnare una quindicina di metri, parte Alessandro Petacchi molto presto perché si accorge che la vittoria gli sta per sfuggire, fa una grandissima volata ma non ce la fa a riprendere Pozzato. Ma notate, nonostante la fuga, il tentativo sul poggio, quanti pochi metri si è riuscito a guadagnare Petacchi su Pozzato. E quando si riesce a scattare dopo oltre 290 chilometri vuol dire essere un fuoriclasse, è quello che ha dimostrato oggi il vicentino. Vai Alessandra. Sì, siamo con Mario Cipollini. Mario, tu l'hai visto da subito che non si metteva bene la volata? Ma direi che la gara si è messa male per i velocisti sin dall'inizio, perché comunque le squadre hanno dovuto lavorare, per cui c'è stata una decimazione della squadra e avere il controllo totale della corsa negli ultimi chilometri non è stato facile. Però credo che oggi sia stata una corsa emozionante, stupenda, un capovolgimento, ogni situazione, ogni pochissimi chilometri cambiava il vertice della corsa, per cui sembrava che i cinque arrivassero, poi sono stati ripresi, hanno attaccato altre persone e poi scontata l'arrivo in volata, invece Pozzato ha fatto un numero straordinario a conferma di tutto ciò che pensano e pensiamo di lui, che è un corridore con delle qualità notevoli. Un finale bellissimo, come dicevi tu, proprio vissuto sul filo delle emozioni, 10 secondi, 8 secondi, li riprendono. Veramente emozionato, molto più dalla parte di qua nel vederla che a viverla. Vivevo l'emozione in maniera profonda, per cui ripeto, credo che oggi abbia vinto lo sport e soprattutto il ciclismo. Poi ha vinto un italiano in una gara straordinaria come la Milano-Sanremo, credo una delle gare più belle del ciclismo e del panorama internazionale. Abbiamo scoperto un Ballan, l'abbiamo già visto, Ballan è veramente un corridore talentuoso. Ma oggi diciamo che la Sanremo di oggi ci regala due atleti giovani, due speranze importanti. Uno come Ballan che va alle classiche belghe e è il suo terreno dove ama confrontarsi. E dimostra di avere una grande condizione, perché scattare sul poggio e portare via 5 atleti non è una cosa facile. E poi vince uno come Pozzato, credo che sia una nuova leva, una nuova generazione che sta cercando di risalire le vette più alte dei podi, nonostante ci siano degli atleti campioni importanti come Petacchi, che oggi abbiamo visto che in volata sarebbe stato sicuramente il più forte. Grazie Mario Cipollini. E eccolo, se non l'hai ci nominato... fosse Alessandra, scusami, eccolo, ma sì, c'è Alessandro Fabretti con Ballan. Se non ci fosse stato Ballan oggi, Pozzato non avrebbe potuto vincere. Va Alessandro. Eccoci qui, Alessandro Ballan. Se non ci fossi stato tu, Pozzato non avrebbe vinto, ma certamente avresti voluto vincere tu. Beh, sicuramente ho provato un'azione, erano tutti lì, non so, aspettavano i velocisti perché al chilometro del poggio ancora nessuno scattava. Ero davanti, ho voluto provare, purtroppo ho trovato la collaborazione solo di Astarloa. Pozzato non poteva tirare perché dietro con campione del mondo come buona in squadra non poteva tirare. Peccato perché potevo ottenere un bel risultato, comunque dai, va bene lo stesso. Comunque ti prendi una bella dose di complimenti. Sì dai, vittoria morale la mia, sono molto contento, la condizione c'è, adesso spero di tirare avanti altri 20 giorni per il Belgio, dai. Bravo Ballana, Alessandra sei con un Petacchi. Io sono con... Poi c'è Paolini. Sono con Alessandro Petacchi. Alessandro, qualcosa non è andato nel treno, a un certo punto abbiamo visto solo Sacchi, poi Zabel ha cercato di riportarti dentro, cos'è che non è andato oggi? No, nulla, no. Io ringrazio tutti i compagni, hanno fatto... Penso un ottimo lavoro, già da Milano appena andata via la fuga noi abbiamo sempre tirato Canesse e poi siamo fatto un ottimo lavoro, sono stati veramente forti e giustamente noi l'anno scorso l'avevamo vinta, avevamo la responsabilità sulle spalle, noi abbiamo corso per vincere, abbiamo fatto il possibile per vincere, come ho detto ieri in conferenza stampa, per vincere questa gara ci vuole prima di tutto la condizione e poi un po' di fortuna. Sul poggio, già prima del poggio c'era via Trenti in un quartetto e a quel punto è chiaro che io cercavo di salvare Sacchi e Velo e Zabe per il finale, però a quel punto lì abbiamo fatto tirare Velo e Sacchi, già prima i fuggitivi avevano molto e abbiamo sacrificato Cortinovis e quindi
e Denbacher, che erano due corridori che pensavamo di utilizzarli fra la Cipressa e il Poggio. Diciamo che i piani sono un po' saltati e alla fine è stato bravo Eric, è stato bravo ancora Sacchi a fare il possibile in fondo al Poggio, però è mancato un pelo. Filippo è stato bravo, era chiaro che anticipasse sul Poggio anche per cercare di far lavorare la mia squadra a favore di Bone, e abbiamo fatto il possibile. Purtroppo, come avevo già detto, la Tirreno andava molto forte, forse più forte l'anno scorso, e anche oggi l'ho dimostrato. Penso di aver fatto una grandissima dopo quasi 300 km anche quest'anno, e niente, mi dispiace, l'ho sempre detto, è una gara che senti molto, che sento molto, e però ci vuole un pizzico di fortuna. Oggi è mancata la fortuna, però Zabel non è mancato e ha dimostrato che questa era veramente una volata per due, ha dimostrato che ha lavorato per te fino all'ultimo e che lavora veramente per te in volata. Ma io... Che crede in un progetto di volata a due. Ma quando eravamo in fondo alla Cipressa, Eric mi ha detto io per te, e mi ha detto come stavo, ho detto Eric io sto molto bene, mi fa io per te. Per me avere un campione così, che vederlo dopo il Poggio lavorare con la grinta che ha lavorato, veramente mi emoziona. Grazie ad Alessandro Petacchi e alla sua sensibilità enorme. Intanto ci hanno portato via Luca Paolini, io vi restituirei la linea. No, Alessandro Petacchi, Alessandro Fabretti ha il commissario tecnico Franco Ballerini. Alessandro, te lo porto a te. Grazie Alessandro. Allora, con il commissario tecnico Franco Ballerini, che ha applaudito naturalmente prima Pozzato, ma adesso Luca Paolini, mentre era intervistato da Alessandro De Stefano e Alessandro Petacchi. Sì, è stato sicuramente un bel finale, molto molto incerto, fino all'ultimo non sapevamo veramente come poteva andare, è stato estremamente forte Pozzato, soprattutto molto freddo, molto sicuro di sé, ha colto l'attimo e ha messo nel sacco tutti. Franco, la considerazione di Mario Cipollini, il nuovo avanza, insomma giovani come Ballan e come lo stesso vincitore di oggi. Sì, ripeto, il finale è stato estremamente bello per questo, l'azione di Ballan è stata veramente una grandissima azione, ha fatto la differenza in un livello molto molto alto. E Pozzato, che ha 24 anni, vince la Sanremo, credo che per l'Italia sia sicuramente una grandissima cosa. Se poi vediamo il Petacchi di oggi, che forse è stato il più bello di sempre, ti fa star sereno per andare in Belgio ed essere sicuramente protagonista. Grazie Franco Ballerini. Questa dunque è la storia di oggi, ma la storia della Milano Sanremo risale al 1907. Vediamoci questo servizio con immagini d'epoca. È questo uno dei rari documenti filmati in cui si vede all'opera il primo campionissimo della storia del ciclismo. Costante Girardengo da Novi Ligure, il suo nome è legato indissolubilmente alla classica di primavera. La vinse 6 volte Girardengo, ma i successi sarebbero stati 8 se non fosse stato squalificato per un errore di percorso nel 1915 e se non l'avessero fatto cadere sul rettilineo d'arrivo nel 1922. È proprio alla Sanremo del 22 che si riferiscono queste immagini. Il successo andò al piemontese di Cirié, Giovanni Brunero. Girardengo non si perse d'animo, tornò in Riviera anche gli anni successivi, cogliendo ben 4 affermazioni tra il 1923 e il 28. Questa classica dal fascino immutabile vide la luce nel 1907. Un gruppo di sportivi sanremesi propose alla Gazzetta dello Sport l'organizzazione di una gara in bicicletta dalla nebbia della pianura al sole della Riviera Ligure. Il progetto, non senza difficoltà, si realizzò, ma non tutti a quel tempo si resero conto che da lì sarebbe iniziata una autentica epopea a pedali. La Sanremo non conobbe interruzioni durante la Grande Guerra e fu annullata soltanto nel 1944 e nel 1945 causa il secondo conflitto mondiale. Nel 1946 Fausto Coppi si inventò una delle più spettacolari fughe della carriera, un'azione solitaria che ispirò, tra l'altro, la celeberrima frase del radiocronista Mario Ferretti. Un uomo solo al comando, la sua maglia bianco-celeste, il suo nome è Fausto Coppi.
Il fuoriclasse della Bianchi giunse a Sanremo dopo una fuga di 150 km con 14 minuti di vantaggio sul francese Teissier. La RAI, neonata stazione televisiva a livello nazionale, realizzò proprio alla Sanremo del 53 una delle prime trasmissioni in diretta e in quell'occasione si applaudì alla doppietta di Loretto Petrucci, giovane atleta toscano. Col passare dei decenni, questa corsa venne chiamata la classicissima, oppure il mondiale di primavera. Quasi tutti i grandi delle due ruote, da Bartali a Van Stenbergen, a Merckx, a Gimondi, ebbero la gioia di conquistarla. Eddy Merckx detiene il record di vittorie, ben 7, mentre il ciclista contemporaneo più affezionato e vincente è Zabel, con 4 successi e 2 secondi. Non esistono in calendario corse più lunghe. La Milano-Sanremo fu modificata 2 volte dal patron Vincenzo Toriani, nel 1960 con l'introduzione del Poggio e nel 1982 con la salita della Cipressa. Anche la linea d'arrivo venne spostata da Corso Cavallotti a ridosso della discesa del Poggio a Via Roma, un po' più avanti, traguardo che favorisce i velocisti. Qui vediamo l'ultimo arrivo in Corso Cavallotti, era il 1993 e Fondriest staccò tutti nel giorno in cui divenne papà. Negli ultimi anni, ad eccezione del 2003, quando rimasero Bettini, Celestino e Paolini a contendersi la vittoria, la Sanremo si è sempre conclusa allo sprint. Magica la volata di Petacchi dell'anno scorso, di rara bellezza e potenza. Forse quando la classicissima compirà un secolo, ovvero nel 2007, assisteremo a un altro lifting del percorso. Si affronterà la Pompeiana, un'altra salita tra la Cipressa e il Poggio, in modo che i velocisti abbiano qualche difficoltà in più. Il fascino della Sanremo però non cambierà mai. Non cambierà mai, soprattutto alla luce di questo finale mozzafiato che ha visto protagonista Filippo Pozzato, 25enne vicentino di Sandrigo. Un applauso anche a Paolini che ha battuto Bonen, un Bonen che ha alzato le braccia proprio in segno di esultanza perché aveva vinto Pozzato, suo compagno di squadra. Paolini intervistato da Fabretti, a te. Grazie Luca per essere tornato, un terzo posto che ti aggrada? Ma diciamo che comunque sono soddisfatto perché è una dimostrazione che ci sono e è l'ennesimo terzo posto importante che faccio e niente, è uno stimolo comunque per tenere duro e pensare che prima o poi può arrivare una bella vittoria. La tua squadra ci aveva provato con Garzelli? Sì, noi comunque dovevamo guastare un po' le feste velocisti, ci ha provato Nibali, ci ha provato Garzelli. E niente, io sono stato tranquillo tentando magari uno scatto sul Poggio oppure di fare una buona volata, diciamo che ci ho creduto e è arrivato questo terzo posto, dai, non è male. Comunque intanto hai battuto Bonen. Sì, diciamo che non ho mollato fino alla linea, quindi lui un po' per l'esultanza, un po' perché comunque era partito lungo, mi ha aiutato. Un altro podio, grazie Luca Paolini. Torniamo dal vincitore, Alessandra, a te. Con Filippo Pozzato ci sediamo, Auro, perché sarà un po' stanco Filippo, no? Sei stanco un po', che dici? Ah, l'emozione non mi fa più sentire niente. Allora Filippo, questa Milano-Sanremo, scusate, un po' di tosse, un po' la voce è andata via anche a me. Come te la sognavi questa Milano-Sanremo, nei tuoi sogni, come te la vedevi? Ma... così come l'hai avuta oggi o la immaginavi differentemente? Ma sai, io partivo con due grandissimi campioni in squadra che erano tra i tre favoriti, ne avevo due io in squadra e come ho detto ieri dovevo giocarmi una carta se potevo e se no mi mettevo a disposizione. Sulla Cipressa ho visto che nessuno aveva la gamba per fare la differenza, ho parlato con Tom, ho fatto un'andatura io in cima per non far scattare nessuno, ho tenuto un buon ritmo che non era elevatissimo ma si stava bene a ruota per salvare un po' Tom. Poi nel finale ho guardato Paolo, pensavo si muovesse anche lui sul Poggio quando partiva Ballan ha fatto veramente un gran numero perché ha fatto un'azione dopo tanti chilometri, avere ancora la forza di fare un'azione così, penso che è andato veramente forte. Io purtroppo mi dispiace non aver tirato, avrei voluto collaborare un po' con loro, però chiaro che avendo Bonen e Bettini dietro dalla macchina mi hanno detto di non tirare un metro
non tirare un metro con loro. Mi dispiace perché non è nel mio carattere correre così, e sono abbastanza ingeneroso quando corro. Tu non le vedi, ma stanno passando le immagini del Poggio. E niente, poi Nocentini, ho visto che non tirava, ha provato a fare due curve forti lì in discesa e immaginavo potesse provare a partire. È partito un po' di sorpresa ai 400, però ho visto che si è un attimo piantato. Io ho rischiato il tutto per tutto, ho visto che gli altri erano un po' al gancio, ho provato a partire lungo, ero tanto lungo, dopo 300 km le gambe non erano proprio il massimo, però ho visto che ho tenuto bene la rimonta del gruppo, e la vittoria più bella che c'è, era il sogno della mia vita, sono riuscito a realizzarla a 24 anni e tutto sommato in questi ultimi giorni l'avevo, con chi mi stava vicino, l'avevo anche detto, guarda, quest'anno ci arrivo che non sono tra i favoriti, forse la miglior cosa, so che sto molto bene. Ieri ho parlato con dei giornalisti, mi hanno detto com'è, comincia a andare, ho detto no, vado, è solo che non mi sono tanto messo in mostra. E oggi ho dimostrato che se devo fare la corsa ci sono. Non sono state soltanto parole quelle che ci sono state negli anni scorsi, ma questa corsa la sento e penso che quando ho la condizione, dico di star bene, posso giocarmele. Il regista Nazareno Ballani ha mandato le immagini del tuo arrivo, però adesso tu ci hai descritto perfettamente la corsa, proprio diligentemente, ma non vuoi tradire neanche un pizzico d'emozione. Guarda che hai vinto la Sanremo, come se non realizzassi bene. Ma guarda, ti dico, l'emozione più grande ce l'ho avuta 50 metri dopo l'arrivo, che non ho più capito niente veramente. Un sacco di gente, tra cui anche te, sommersa dalla folla e non ci credevo. Adesso ho cominciato un po' a rendermi conto e sto abbastanza diplomatico per non... Me la tengo dentro l'emozione per festeggiare dentro stasera. E chi festeggi? Almeno questo lo puoi dire. Ma sono qui con degli amici, sicuramente Paolini, eravamo già d'accordo di fermarsi a cena e penso che mi toccherà offrire la cena stasera. Sono anche tu? Mi sa proprio di sì. Quanti siete? Tanti? Sì, perché abbiamo anche Trenti, abbiamo le fidanzate, moglie a seguito, quindi mi sa che mi tocca sbossare stasera. Sarà una cena molto cara. A voi, Auro. Bene, adesso il nostro regista ci riproporrà alcune fasi salienti di questa gara, la classifica del Pro Tour intanto con Floyd Landis davanti a Thomas Dekker, Petacchi, Ballan e Francisco Vila, un Pro Tour che fa fatica a entrare nel cuore della gente, forse era meglio la Coppa del Mondo, almeno per quanto concerne le gare di un giorno, c'era una classifica ben definita, erano le gare monumento e si capiva per filo e per segno come sarebbe andata a finire, con sorpassi in corso d'opera. Eccolo qua il passo del Turchino con questa azione, protagonisti 8 atleti: Keula, Allegrini, Contrini, Matveyev, Scherlings, Cebarria, Ogier, Karlstrom. Una fuga durata per quasi 240 km, un bravo a loro. Bravissimi a questi atleti, i nostri Keula, Contrini e Allegrini vengono raggiunti nei pressi di Imperia, dietro gli uomini della Quistep Energetic e naturalmente della Miller, ma anche un paio di uomini della Crédit Agricole. Discesa della Berta, si fanno vedere anche gli uomini della Lampre. Purtroppo la caduta a Oneglia di Mori, una botta con ematoma allo zigomo destro. I preparativi per la Cipressa con la Lampre che dovrebbe fare fuoco e fiamme, invece, ed è Garzelli che è il primo a scattare sulla Cipressa. Dopo Garzelli Andrea Moletta, compagno di squadra di Davide Rebellin, ma non succede niente sulla Cipressa. In cima vediamo un pimpante Pozzato, dietro di lui Bonen e naturalmente Alessandro Petacchi, ma sono una sessantina in cima alla Cipressa. È proprio Pozzato a scortare Bonen in questo tratto di salita, molto pimpante Bettini, un'ascesa non record di 30 secondi più lenta rispetto all'anno scorso. Ballan sempre in prima linea e questa è un'azione molto interessante che si sviluppa all'imbocco della statale Aurelia. Una mossa vincente della Quistep Energetic, perché? Perché c'è Trenti, dietro sono costretti a lavorare Sacchi e Velo che poi non riuscirà a stare davanti e a Petacchi, mancherà un uomo come Velo nel finale. Il lussemburghese Schleck della CSC fa il vuoto sul Poggio, guadagna una decina di secondi, ma questa è l'azione determinante. È Ballan a scattare subito dopo il Santuario Madonna della Guardia e alla sua ruota si porta Pippo Pozzato, poco più indietro a Starloa della Barloworld, scollinano con 10 secondi scarsi di vantaggio. Uno scatto formidabile quello di Ballan, ma Pozzato se l'aspettava perché era infatti alla sua ruota.
la discesa, arrivano nuovamente sull'Aurelia, in questo momento mancano 2 km e 200 metri, c'è il gregario di Thor Hushovd, ovvero Sébastien Hinault, che prova a recuperare, non c'è accordo davanti, poi come avete sentito Pozzato non poteva collaborare per ordini di squadra. Quando capisce che ormai il traguardo è vicino, parte in contropiede Pippo Pozzato, supera a doppia velocità uno stremato Nocentini e mantiene un margine di una decina di metri su uno scatenato Petacchi. Notate la bellissima volata di Petacchi, che però quest'anno gli vale solamente il piazzamento. Una volata fantastica la sua, vedete, tutti gli altri non riescono che stargli a ruota. Bonnen alza le mani, perde il terzo posto, ma la cosa più importante per la Quickstep è la vittoria di Pippo Pozzato. Noi vi ringraziamo per l'attenzione, gentili telespettatori, è stata una bellissima giornata di sport. Ringrazio Ivana Vaccari per il coordinamento giornalistico, Nazareno per la regia, tutti i colleghi che hanno supportato il nostro lavoro. Speriamo di essere stati all'altezza di una corsa così bella. Grazie ancora. Linea Roma, Sabato Sport proseguirà sempre su questa rete tra pochi minuti.